Allora a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cola e sto girando l'Italy Food Porn Tour. Oggi sono a Catania e faremo il Catania Food Porn Tour. Se ve lo siete perso, andate a vedere il video di Cagliari dove sono stato ieri. Ovviamente io non è che posso stare qui così con sta fame che mi accompagna, che mi sono sparato 13 ore di traghetto e 2 ore e mezza di macchina da Palermo a Catania. E quindi, andiamo a mangiare. Comunque ragazzi, oggi è il compleanno di Bulk e per festeggiare sul sito c'è oltre il 45% di sconto su tutti quanti i prodotti ed in più un sacco di sorprese, quindi cliccate sul primo link in descrizione ed acquistate e ovviamente tanti auguri a Bulk. Il primo locale dove mangeremo qui a Catania è Spinella, un bar storico proprio al centro di Catania. Ovviamente io non potevo che fare colazione con lui. La mia domanda per voi in questo momento è: ma quantità di mozzarella molto evidente, ma che considerazione è? Scusate, penso alle 9:30 di mattina, sono stanchissimo, ma questo mi dà proprio la forza. Panatura sottilissima, quasi inesistente. Il riso cotto perfettamente. Il ragù dentro non è immaginato. I pezzi di carne, sto per avere un'erezione. Scusate, l'ho detto. Ovviamente avete le informazioni di Spinella segnate qui sotto e il link della loro pagina in descrizione. Dovete sapere che io non sono un appassionato di arancini, ma no dai, vabbè, non è credibile, fa già troppo ride così. E niente ragazzi, sto andando a fare il check-in nel posto dove dormirò stasera, che fortunatamente non è il ponte di una nave, ma bensì una suite con idromassaggio. Siamo arrivati da suite 88. Che bello. Si entra. Questa è la parte bella. Wow, il letto! No, non è vero. E ti devo l'idromassaggio in camera, raga. Godo perché c'è anche il televisore, ma godo fino a un certo punto perché ho una situazione super romantica in ballo, ma non ho nessuno con cui condividerla. Niente, ragazzi, cioè, veramente bello. Vi lascio qui sotto i riferimenti di Suite 88 e il link della loro pagina in descrizione perché, secondo me, se fate non sono a Catania. Vi ho risparmiato la terribile scena di io che dormo 2 ore nell'idromassaggio. Mi sono messo una canotta che fanno tipo 36 gradi, forse 37 qui a Catania. E vi faccio vedere il locale dove pranzeremo, perché quelle 2 ore mi hanno praticamente fottuto la merenda, che si chiama Ristorante Cavalier Roxy e sembra essere un'istituzione per la carne. E anche il tempo di sederci e ci portano lui, il carpaccio alla catanese, un carpaccio di cavallo con scaglie di grana, rucola e emulsione di origano. Mai visto un carpaccio così bello, ve lo giuro, cioè c'è un colore, mamma mia, lo assaggio di corsissima. E voi pensate che di questo carpaccio, la parte consistente, cioè quindi la parte dura, la farà rucola, la carne è dura. Assaggiamo una di queste patatozze. Ma va, il cavaliere è strano. È in Sicilia da tipo 7 ore e non ho ancora mangiato niente a pistacchio. Meno male quello durato. Piatto tipico che caratterizza il locale, dicono che non lo trovate da nessuna parte e vedendo quanti posti sto girando, lo spaghetto alla San Daniele, prosciutto crudo San Daniele, pomodori secchi, sesamo e pan grattato tostato. Cioè questo rischia veramente di diventare uno dei miei piatti preferiti in assoluto proprio. Io vado a casa, il tour finisce qua. Continuiamo con un po' di pistacchio, speck e panna. Cioè così, semplicissimo, proprio per dare l'assoluto valore, l'assoluta importanza, quella fatta così, al pistacchio. Vamos, gente. Assaggiamo. Si ricciamo, bella spessa, il pistacchio si sente buono, bello saporito, anche se comunque la pasta non è pesantissima, è un po' alleggerita, fa più ce la danno. Che devo dire? Salutiamo gli amici di Cavalier Roxy perché stiamo andando a mangiare qualcosa di molto fritto. Ragazzi, vi ho lasciato tutte quante le info del ristorante prima e in descrizione trovate ovviamente il link della loro pagina. Si va perché sennò finisce che roviniamo la media di 6 locali a regione. Il terzo locale di questo Catania Food Porn Tour, io lo so che è quello che ci darà proprio la mazzata e ci ucciderà, perché lo so, perché ho parlato un po' con Gianluca su Instagram e su WhatsApp nei giorni scorsi e mi ha un po' spaventato e un po' attratto, forse sono venuto qui anche apposta. Comunque siamo da Canosciuti Sicilian Caffè.
Questo qua è una particolare, abbiamo sfidato un po' Catania, tra virgolette, gli abbiamo inserito all'interno straccetti di carne di cavallo, svizzero, che lo chiamiamo svizzero, ma l'emmental francese, cipolla di giaratana e rosmarino. Quando lo spacchi la particolarità è l'odore di quel rosmarino, sembri proprio in via plebiscito qui a Catania. Allora, noi questo lo spacchiamo, ma non adesso, ci devi parlare di loro. Esagerate il nostro asinello, come ci diceva Matteo, con questi pistacchi incastonati al di fuori, abbiamo la paratura particolare, il nostro cavallo di battaglia, l'arancino più venduto, asinello con mortadella di asina di Chiaramonte Gulfi, pesto di pistacchio, leggermente un po' di cipolla e provola affumicata delle Madonie. Cosa di spettacolare. E da questa parte abbiamo, nel frattempo arriva ancora roba, ragazzi, nel frattempo arriva arancino dolce con crema di pistacchio dolce all'interno e una colata di cioccolato bianco di Modica. Modica conosciuta per il cioccolato. Vai l'asinello, la nostra punta di diamante. Per importanza. Il nostro catanese, la tradizione di Catania con melanzane, l'abbiamo rivisitato con questa stracciatella di bufala ragusana. No, vabbè, sei pazzo. Guardala come cola. Ragazzi, andiamo all'assaggio del plebiscito, quello con i straccetti di cavallo. C'è un profumo. È buono. Porto due. No, vabbè. È fantastico. Catanese con melanzane e stracciatella di bufala ragusana. È il momento del catanese, ragazzi, quello con la stracciatella di bufala ragusana. È buono, ma non arriva a livello dell'altro. No, ma perché quello secondo me è proprio irraggiungibile. Il riso dentro è cotto perfettamente e questo dentro è, guardalo, super sbrodoloso, bello saporito, la melanzana si è sciolta, cioè rimane solo quel pezzetto di buccia che non dà fastidio, anzi aiuta. E io sono riuscito a far cadere la goccia proprio dove non c'era la ciotolina, su, succedono solo a me queste cose. Ma è il momento dell'asinello, ragazzi. No, non mi piace. Non mi piace. Duro. Buttalo. No, butto, vado a buttare. Gianlu, vai a spaccare il brontese e mentre lo spacchi ti devo fare una confessione. Questo era quello di cui ero più curioso di vederlo, di assaggiarlo, perché cioè, mi dice arancino dolce a me che ultimamente sono proprio fuori di testa con i dolci. Mamma mia. Ok, lo assaggio. Non insistete. Ho detto quello assaggio. Non spingete, non fate così. Lo assaggio. Grazie. Per aiuto ho bisogno. Gentilissimo. Porca vacca. Ma questo è un panino. Arriva, porta il panino. Arriva così. Porta al nostro maritato con questa mortadella d'asina di asine ragusane vicino a Chiaramonte, con la nostra burrata di Ragusa, pomodoro di pachino e questa colata di pesto di pistacchio di Bronte. Bronte, quindi la Sicilia in un panino. Ci teneva a specificare di Bronte, come se io potessi insinuare che lui usa un altro tipo di pistacchio, magari il pistacchio turco. Tu cosa che pistacchio turco? La situazione è questa. Io adesso prendo questo panino e me lo schiappo in faccia. La nostra mortadella è fantastica. Ragazzi, scusate, devo fare delle cose col panino. Ok, avete visto come si fa? Mo assaggiamo. Mamma mia, raga, la crema di ricotta è leggera. Ma se io questi li voglio a casa mia, Riferisci. Spediamo in tutta Italia, in tutta Europa, in 48 ore, cannoli, anche gli arancini e la particolarità. Ma soprattutto spediamo anche gli arancini, ma la particolarità che dato che abbiamo 14 gusti di arancini, li scegli tu. Quali gusto vuoi? Il primo link di questo proprio video
è questo shop. È lo shop di questo locale. Allora io sto per andare via da qui, ma è una promessa e una minaccia, tornerò. Cosa importante, cioè io adesso faccio questo appunto, perché il cannolo viene 2,50, gli arancini vengono 3 e il panino tipo 6,50 euro. Niente, cioè niente. Cioè, ti presenti tutta roba che siamo bagnati? Erano tipo 25 euro di roba. Ovviamente l'importante è mai fermarsi, e quindi siamo venuti da Trent e Lode a Mister Bianco a provare qualcosa di veramente veramente food porn. Come se ne avessimo fatto poco di food porn fino adesso, ma questo, io e i miei capelli terribili siamo venuti appositamente al locale qui di Mister Bianco perché tutti quanti gli altri punti vendita di Trent e Lode sono dei camioncini, sono dei food truck, che tra l'altro, se voi non lo sapeste, è tipo il sogno della mia vita. Il sogno della mia vita era aprire dei food truck. Questo invece è il ristorante, quello con i posti a sedere. Io proprio da fuori, prima di entrare proprio, ho detto: senti, però io ho visto su Instagram questo, questo e questo, quindi li devi fare subito. Li stanno preparando. Entriamo e li vediamo. Oh regalo, vedete questo? È niente, è il sopra. Poi qui c'è tutto questo. Guardate qua. Ragazzi, abbiamo l'onore di avere qui con noi Enzo e Lucio Food Porn. I proprietari del locale si chiamano Enzo e Lucio, e quindi, cioè, se danno il loro nome al panino, vieni qui, te lo propongono, che fai, non lo prendi? Tu daresti il tuo nome a un panino che non è buono? Eh no, è normale che non lo faresti. E quindi qui con noi abbiamo lui, che contiene niente po' di meno che doppio hamburger di Angus, bacon, cheddar, burrata, insalata verde, crema di pistacchio, proprio una valanga, farina di pistacchio e patatine. Ma non po' di patatine, una valanga di patatine, regà, cosparse anche loro da bacon, farina di pistacchio, granella di pistacchio, burrata. Ma qui ci vanno tre persone per mangiarselo tutto. Guardate la mia mano, tre persone. Mamma mia. Ma ragazzi, che bestia è sto panino. Lo assaggio, ci provo, non credo che mi entrerà tutto in bocca. No, lo so che cosa stai pensando, no, non pensarlo. Ok, la parte sotto l'ho assaggiata, adesso assaggiamo la parte sopra. Allora, si potrebbe pensare che qui dentro c'è talmente tanta roba che non si sente niente. Vi assicuro, non è così. Il bacon è un ottimo bacon. La salsa burger si sente appieno. La burratina è veramente buona. Ovviamente non serve che io faccia l'appunto sulla salsa di pistacchio. Il pistacchio è ottimo, ma la carne, ragazzi, la carne è troppo buono, è portosissimo. Cioè, io credo che questo non sarei riuscito a mangiarlo tutto manco prima dell'operazione allo stomaco. Cioè, questa è una sfida contro voi stessi. Ragazzi, sto panino vi mette a dura prova. Io lo sapevo che mi avrebbe quasi ucciso. Io credo che non sarei riuscito a mangiarlo neanche prima dell'operazione allo stomaco. Probabilmente qualcuno di voi ci riesce, quindi se pensate di riuscirci, passate di qua. Cioè, avete tutti quanti i riferimenti qua sotto e avete il link in descrizione. Se ci riuscite, mandatemi una foto, perché avrete il mio rispetto. Ma ora è arrivata la pizza, perché loro qui fanno anche delle super pizze food porn. Guardate qua. No, dico, guardate qua. Guardate che bestia. Volete sapere che cosa c'è dentro? E io vi dico che cosa c'è dentro. Vedete lui che cosparso di pistacchio sembra già too much. Pensate che è ripieno di crema di Philadelphia. E poi qui abbiamo bacon croccante, e sopra abbiamo farina di pistacchio, e al centro mozzarella di bufala, funghi porcini, dadini di melanzana fritta, basilico e altro pistacchio. Ragazzi, questa è la pizza più porcosa dell'universo. Mamma mia. Ma l'assaggio di questa pizza la farà Leonardo. Ciao ragazzi. Che oggi ha risposto alla mia storia Instagram insieme a tanti di voi, ma lui ha vinto la possibilità così a caso, solo perché aveva una faccia simpatica, di venire a mangiare qui con me. Perché io ho messo la storia su Instagram dicendo: sono in giro a Catania, qualcuno vorrebbe venire a mangiare con me? Lui ha risposto ed è venuto a mangiare con me. Se ancora non mi avete seguito su Instagram, andate a farlo e fatelo subito, perché queste cose io le faccio in continuazione. Questo, regalo roba, esco con amici, con follower, faccio un macello, a me mi frega niente. Quindi seguitemi su Instagram, trovate il link in bio. E consapevole che potrebbe avere un infarto mangiando questa pizza, sta tagliando una fetta e la assaggia. Farina di pistacchio che cade ovunque, guarda qua. Com'è? Ci piace? Tanta roba, ragazzi, un mix di ingredienti uno dopo l'altro, e soprattutto il cornicione, guarda qua, le patate, i funghi, una pizza che racconta la Sicilia e Catania. Posso dire che Leonardo ha raccontato questa pizza meglio di tanti influencer e youtuber che conosco? Ah, non posso?
l'ho detto. Ci hanno appena portato lei, la pizza fritta, il calzone, chiamatelo come vi pare, regà, è una roba assurda. Secondo me anche discretamente illegale, ci sarebbero almeno 20 stati nel mondo che proibirebbero ai ristoranti di servirlo, ma non qui a Catania, ragazzi. È ripiena di formaggio al pistacchio, mozzarella, prosciutto cotto, una roba spaziale. Cioè questa vi manda nell'iperspazio oppure vi uccide, dipende che stomaco ci avete. Assurda, porto due, vanno a fare una doccia. Raga, io vado a fare una doccia, ma lui viene con me. Dove vai? C'è chi te l'ha, ciao. Mai nessuna città come Catania mi ha messo così a dura prova. Questo video sta passando da food tour a man versus food. Io ci ho stracciata pista. Puzzo di pistacchio, una roba. Qui non se ne andrà mai la burrata da qua, non se ne andrà mai. Se ci avete coraggio e siete persone coraggiose, fate un salto qua o nei loro street food, perché ce l'hanno fuori ai vari locali, cose qui a Catania, quindi vale la pena farci uno zompo di giorno e di notte. De notte. Il penultimo locale che proveremo in questo Catania Foodport Tour, ragazzi, non poteva che non essere una pizza. Ma non una pizza, la pizza. La pizza fatta bene. Nel frattempo ho dato anche un calcio a questo cartello per quanto ho voglia di questa pizza. Siamo da 400 gradi. Guardate qua. Sorelline di bufala di dentro. Mortadella alta tradizione veronica con pezzi di pistacchio di dentro. E pesto di pistacchio. Vabbè, giustamente, meno male che qui avete messo un po' di questo. Meno male che l'avete messo qui, perché poi. Cioè, sì, come perché vedete, ce n'è qui... troppo poco, quindi. Sì, avete lesinato, meno male, qui ce n'è un po' extra. Guardate come sono educato, sto mangiando con la forchetta e il coltello. Rinnovo. Meno male che ho messo qui un po' di pistacchio, perché qua quasi non c'è niente. Io ho già messo la pasta della pizza fritta, croccante fuori, morbida dentro. Un po' questo. Cioè questo è un antipasto. Diciamo che è un box che si può consumare in due anche, se si vuole, non è proprio in tre. Diciamo in che tre. Potrebbe essere utilizzato anche come cena. Sì. Raga, ci hanno appena portato lei, la pizza stella, guardate che bello. Loro si caratterizzano e specializzano per queste pizze stella, che sono carinissime, perché hanno tutte quante queste super punte, che sono ovviamente farcite di cosa. E ora ve lo faccio dire che c'è sta dentro, non va agitate, state calmi, no? I ripieni sono di crema di pistacchio e mozzarella, la base c'è crema di pistacchio e mozzarella, prosciutto crudo di Parma, stracciatella di bufala, polvere di pistacchio, granella di pistacchio e pistacchini. C'è il pesto di pistacchio e la polvere anche di sopra. Certo che un po' di pistacchio nell'impasto te lo potresti inizialmente. Pistacchio con la pizza, no? Pizza di pistacchio. Esatto. Voi dovete sapere che loro hanno qui dei posti a sedere, ma puntano tantissimo anche sull'asporto, sul delivery, quindi amici di Catania, state tranquilli. Che con sto caldo soprattutto non dovete uscire per forza, che a Catania fa caldo tipo fino a dicembre. Comunque ogni piatto che mettete a menù è minimo per due persone. Per uno, però. Per uno. Vabbè, io ho sempre detto che se dovevo morire, preferivo morire affogato nel pistacchio. La siciliana al pistacchio, ripiena di Nutella, granella di pistacchio, farina di pistacchio, con sopra crema di pistacchio, granella di pistacchio, farina di pistacchio, pistacchi interi e salsa al cioccolato. Ah, vabbè, questi c'hanno un problema col pistacchio, comunque io voglio dire. Che la potenza di questo coltello sia con me. Non lo assicuro, è buono anch'io. Se avete una doccia di là, io ho bisogno di farmi una doccia adesso. Signore e signori, sì, lo so, mi vedete con una maglietta diversa. La realtà è che avevo assolutamente bisogno di farmi un'altra doccia, quindi sono tornato in camera, nella mia bellissima suite. Sono passato dal dormire sdraiato a terra in un ponte di una nave a dormire in una suite con idromassaggio qui a Catania. Mi sono fatto una doccia, mi sono cambiato e adesso sono venuto al locale di questa sera, che fortunatamente agli occhi di molti potrebbe risultare qualcosa di healthy, ma in realtà non lo è, perché siamo da Sushi Live, che è un Japanese restaurant, che però, intanto, a parte essere super quotato come sushi qui di Catania, pare abbia anche dei sushi catanesi. Me ne hanno parlato oggi degli altri ristoratori e quindi ho detto, vabbè, fa un solo sacrificio, dai. Ed è un sushi alla carta, veramente,
veramente interessante. E questo ve lo dico, non è che me lo sono consigliato da solo, né mi hanno contattato loro, bensì me l'hanno consigliato altri ristoratori di Catania. E vi assicuro, raga, che è una cosa che non succede mai. Se un locale è consigliato da un altro ristoratore, è buono per forza. Siamo andati a creare un cocktail secondo le tue esigenze, con il frutto della passione, una fragola, del colorante, diciamo, alimentazione, il caramello. E questo che fa i glitter. L'effetto anche glitter che gli dà. Poi abbiamo un po' di estratto di frutto del drago, o pitaia, e andiamo a diluirlo con un po' di limonata per dare l'effetto sour, che altrimenti se no risulterebbe troppo succhiato. Va bene? Spero sia di tuo gradimento. Speriamo. Ovviamente non manca l'arancia siciliana. Beh, ovvio. Pazzesco, sembra di bere una caramella. Okay. Sono affascinato. Siamo con una tartare di salmone. Come mai una tartare che bacchette? Cos'è? Il salmone si scioglie in bocca. Fantastico. Può diventare una sorta di droga. Sono innamorato. La tartare di salmone è più buona mangiata se sale. Faccio proseguire e bene in meglio. Origami roll, gambero rosso di Mazara, la polpa di riccio, quello che vedi sopra è un topico allo yuzu, e dentro abbiamo il gambero in tempura, è un tipo di surimi particolare, che è appunto a maggior aroma di granchio, ovviamente il triplo più pregiato rispetto al surimi classico. Certo. E poi un tocco del nostro sushi, ma che rende quasi un insulto chiamarlo surimi. Sì, dovrebbe dare un altro nome. E ripeto, queste salsine che fa il nostro sushi, ma sono davvero deliziose, gli danno quel tocco in più che, ahimè, non si ha se non si è maestri. Prendo quello in mezzo, ovviamente, c'è sempre così. No, raga, a ogni sensazione che voi potete provare in un piatto, c'è il croccante, c'è l'acido ognolo, è dolciastro, è saporito, non lo so, è... Veramente, veramente. Andiamo fuori. Ragazzi, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale subito, perché questo sushi per me è il miglior sushi di Catania. Senza aver provato gli altri, io vi assicuro che ho mangiato sushi così buono in vita mia forse altre 2 o 3 volte. Faccio un video dedicato. Cioè, è così. Totalmente, totalmente inaspettato. Sto per fare un video dedicato. Tra 2 giorni online sul canale miglior sushi di Catania. Già sapete il ristorante, ci avete uno spoiler assurdo. Vi lascio comunque il link del ristorante in descrizione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Io vado a registrare il video.